Professor Bolognari, qual è il rapporto tra Taormina e beni comuni? Qual è stato durante gli anni e qual è oggi? Ma diciamo che durante gli anni è stato un rapporto importantissimo, perché in sostanza Taormina, che è stata definita patrimonio del mondiale, ha vissuto sui beni comuni, nel senso che tra sfera pubblica e sfera privata c'è sempre stata una sorta di osmosi, una sorta di collaborazione continua, per cui sostanzialmente anche qualcosa che tanto comune non è, è diventato comune. C'è stato un periodo nel quale, per esempio, la Regione è riuscita a fare una politica di acquisizione, come è avvenuto per l'Isola Bella, soltanto per citare un caso, ma non è l'unico, per cui oggi l'Isola Bella appunto può essere fruita dal pubblico perché è diventato un bene pubblico oltre che un bene comune. Naturalmente invece ora siamo in un periodo di grande difficoltà, perché le politiche sono mutate e per esempio c'è un caso abbastanza eclatante, che è quello del villaggio Le Rocce, il quale villaggio Le Rocce è stato costruito dalla Regione, è stato sempre gestito dalla Regione, quando si è tentato di farlo gestire ai privati è diventato un fallimento. Questo proprio anche a dimostrazione del fatto che quando si dice il pubblico in Italia non funziona, il privato invece sì, anche questo è un modo di dire, un luogo comune che poi va provato di fronte ai fatti. In questo caso noi abbiamo un villaggio Le Rocce che non ha una sostenibilità come struttura privata e invece la potrebbe avere come struttura pubblica, per esempio come parco, come servizi sul mare, di cui Taormina tra l'altro manca moltissimo. Grazie.